Lui è Meat Boy. Lei è Bandage Girl e ama Meat Boy. E Meat Boy ama lei. Lui è il Dottor Fetus. Nessuno ama il Dottor Fetus. E questo è perché il Dottor Fetus odia te. Ma soprattutto, il Dottor Fetus odia Meat Boy. Ecco perché ha picchiato Meat Boy e ha rapito Bandage Girl. Quindi, che cosa stai aspettando? Vai a salvarla, eroe! Salve a tutti i Breakers e benvenuti nella nuova serie Rage! Super Meat Boy, un gioco di fine 2011 e secondo me il miglior gioco Rage mai fatto. Start game. Cosa stiamo aspettando? Andiamo subito. Allora, i comandi li so già più o meno. Bastardo, lo uccideremo, tranquilli. Sì, poi questo, i sottofondi sono azzeccati, secondo me. Ok, vediamo. Allora, server player, pre-level, next level. Ok, space. Ogni volta space. Fanculo, non so come cazzo si gioca. Ragazzi, imparerò a giocare insieme a voi. Per chi se lo stesse chiedendo. Perché non so tutti i comandi. Ok. Ciao tipa. Ma porca tro. Bam. Dannazione. Dove cazzo devo andare? Dove cazzo devo andare? Non l'ho capito. Lì vedevo la cosa bonus, ma vabbè, l'ho anche presa. Nemmeno volevo prenderla. Ma cazzo! Come cazzo ci arrivo io lassù adesso? Ah! Allora. Allora, così, così, porca troia. È difficilissimo! Allora. Ragazzi, può sembrare che sia solo un gioco come tutti gli altri, ma no, no, porca troia. Ok. Oh! Ma in realtà, appunto, è appunto Rage, perché è difficilissimo. Esci! Ma cazzo si fa a salire lì sopra? Oh, sono morto davvero? Come cazzo? Come cazzo si fa a salire qua sopra? No, exit game. Facciamo qualche altro livello, va. Non l'ho capito quello che devo fare. Sì. Va bene. Questo qua non ho capito come cazzo si fa. Facciamo questo.
Ah, ok. Ecco, ragazzi. Parliamo di Rage Game. Pari del diavolo, spuntano le corna. Solo che io non devo capire come cazzo, allora. Che tagli un attimo, mi vede i comandi, se non vi dispiace. Vabbè, ragazzi, ci arrangeremo. Non ho mica capito bene tutti i comandi io. Cioè, sono incasinati abbastanza. Per essere un gioco basilarmente così semplice. Dopo magari me li faccio dire da Jack Black perché lui ci ha già giocato un po' a sto gioco. E diciamo che li sa bene i comandi. Catroia. Ovviamente se riesco a salire divento macinato. Divento macinato peggio delle macine del mulino bianco. Poi sarà anche la mia tastiera che fa schifo, ma sicuramente, guardate. Ah! Super Meat Bob, oddio! Oddio, che figata! Che figata, no! 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 Avevo fatto una cosa da pro incredibile. Quando mai cazzo mi ricapita adesso? Quando impari i comandi? Non è una risposta valida. Non è una risposta valida! Quelle cazzo di lame si stanno riempiendo davvero parecchio di sangue. Davvero parecchio. Oh, capite perché è un rage game? Perché per gli impediti come me, che non ci sanno giocare, è un rage game. Ecco, bravo scoiattolo. Vai a morire per il mio divino volere. Vabbè, per il primo episodio andrà un po' così. Poi mi farò bene spiegare i comandi. Ci gioco un po' a casa di Jack Black. Vabbè, insomma, avete capito. Però, cazzo. Ah, ma così si fa così, no? Ok, ragazzi, adesso ho scoperto un comando che non sapevo. Allora, esco un attimo alla mappa per fare il livello di prima. Questo. Vediamo se ce la faccio. No, qui questo comando non va. Non ho capito come cazzo. Visto, l'ho imparato il comando, solo che a volte va e a volte no. Sì, ma dai! Dove cazzo sta quella troia? Almeno non sono morto. Anche perché non c'è modo di morire in questo livello, quindi salta all'insù. Salta all'insù, Meat Boy. Vai, eroe. Ah! Sto tipo rompendo il tasto Shift e tutte le freccette di questo mondo. Allora, inseguiamo un po' qua dentro per divertirci. Perfetto. Ok, su quel pezzettino non riesco a farlo, ma penso di aver imparato come cazzo si fa sui pezzetti grossi. Cazzo, cazzo, non devi cadere! Vaffanculo!
Ma allora sei una puttana, Meat Boy. Meat Boy è una puttana. Sì, sorride e ride come un matto quando cade nel vuoto. Ma che cazzo di problema c'ha? Porca troia. Oh. Porca troia. E ci risiamo. Torniamo sempre qui alla fine. Guardate. Adesso faccio il pro. Adesso faccio il pro. Ho perso un po' la mano. Non andare in quella cazzo di sega. Wow! Oh sì! Berge. Allora, no, devo capire come cazzo si fa sto livello, aspettate. L'inizio è relativamente semplice. Ecco, lo sapevo io, allora. No. Non devo premere, cazzo, devo premere. La sega si sta insanguinando! È un tunnel di sangue quello. Ragazzi, per chi non lo sa, ci sono anche i livelli boss. No! Ok, allora non è così che si fa. Respawn i Meat Boy, cioè nella vita reale anch'io voglio respawnare, provare la sensazione che si prova quando si respawna in un gioco. Catroia, perché se sbaglio qui mi devo rifare tutto il punto di prima e non voglio Meat Boy. Ok, non voglio Meat Boy. Prima o poi con sto sottofondo rock mi taglio le vene. Ma è impossibile salire lì su, cazzo. Allora il cursore mi ha rotto le palle. Non lo voglio vedere, nemmeno a crocetta. Dai, voglio finire sto livello almeno. Poi farò pratica off camera. No. Ci devo andare più convinto. Più convinto, con più voglia di vincere, cazzo. Sì, facile a dirsi. D'attore, non siete voi che dovete giocare. Porca troia. Questo gioco mi farà impazzire. Per questo l'ho scelto. Perché sto gioco mi farà impazzire dalla rabbia e fare impazzire voi dalle risate, sicuramente. Però che io, anche se riesco ad andare lì su, non so come cazzo passare la sega. Maledizione. Vabbè, sentite. Io finisco il primo episodio qua. Cosa stai facendo? Vabbè, finisco il primo episodio qua e ci vediamo al prossimo episodio, anche se in realtà non ne ho proprio voglia. E farò un po' di pratica, quindi magari se vedete un po' i livelli che ho fatto off camera, non vi preoccupate. Ci vediamo alla prossima. Che poi come cazzo raggiungo questo bandage?